benvenuti al Pisa Book Festival, alla presentazione di Le Segrete Cose, e appena uscito per le lettere, privo di 3 volumi evidentemente, Inferno, potete intuire il titolo del secondo e del terzo volume, e si tratta in effetti di una rivisitazione con tanto di canti della Divina Commedia, che nasce da un progetto coordinato e ideato da Edoardo Rialti per la rivista L'Indiscreto, in cui in occasione del settecentennale il qui presente curatore ha deciso di chiamare una serie di scrittori, ma anche intellettuali e artisti dei campi più disparati, diciamo figure della cultura, chiedendo di commentare i canti della Divina Commedia, e cosa che ha prodotto, ma questo vi dirà di più e meglio Rialti, io come credo anche Francesca Matti, che qua anche in rappresentanza degli autori parlerò del mio canto. Di fatto Rialti ci ha detto semplicemente di scegliere un canto dell'Inferno e commentarlo a nostro piacimento. Diciamo, il progetto è nato con una totale libertà d'approccio, e poi i risultati lo dimostrano. E nel mio caso il canto scelto è stato il canto sesto, ovvero sia I Golosi, Ciacco. Naturalmente Rialti, quando mi ha invitato a farlo, dando per scontato che io sapessi a mente, mi ha detto: tu farai Ciacco. Io subito a guardare nel telefono in quale canto era. Ah sì, certo, il sesto canto. E è un canto che a me ha permesso di fare una riflessione più sul costume, direi. Non mi sentivo nella posizione di fare un commento di analisi letteraria, dato che insomma ci sono fior di dantisti, e come hanno dimostrato le pubblicazioni uscite in quest'anno c'è ancora molto da dire, no? Ma inevitabilmente insomma si dirà una banalità a dire che la Divina Commedia è uno di quei classici propriamente detti, che secondo una famosissima definizione di Calvino non ha mai smesso di dire quello che ha da dire, perché semplicemente è come una sorta di prisma che poi si adatta al lettore, al contesto, e anche gli stessi canti possono aprirsi a letture o anche interpretazioni completamente differenti. È vero che il canto sesto dell'Inferno è il primo canto davvero politico della Divina Commedia. La Divina Commedia è un'opera multiforme negli approcci e negli obiettivi, in cui tra le tante vene c'è la vena esoterica, c'è la vena avventurosa, c'è anche una vena commedica, d'accordo? Molto spesso le reazioni dei demoni o dei dannati, se le si guarda da una certa prospettiva, sono buffe, anzi a volte Dante pure li maltratta, li festiccia apposta, e altre scene di questo tipo. Fra l'altro io ero abbastanza fresco, perché stavamo leggendoci tutta la Divina Commedia dall'inizio alla fine, scoprendo cose che la lettura scolastica non dava, perché ovviamente dovevi magari fare la parafrasi di pezzettini e analizzare tantissimo un aspetto, quindi ti fanno magari una testa così con alcuni punti, no? Il conte Ugolino, certo, l'abbiamo tutti presente, poi qua a Pisa figurarsi, quelle pareti grondano ancora sangue. Però poi invece una lettura organica della Divina Commedia, come quella che ho fatto con Giulietta poco prima che tu mi chiamassi, fa sì che ti rendi conto di come sia anche un grandissimo romanzo, d'accordo? Come abbia al suo interno i tempi del romanzo. Ad esempio, prima citavo il momento comico dei vari diavoli che finiscono a fare una rissa fra loro, e al di là del fatto che quello è un momento interessante, una commedia di per sé, non è un caso, anzi a volte sti demoni hanno pure nomi tipo Alichino, no? Che rimandano proprio alle maschere. Però se invece si guarda all'Inferno come un primo tomo di un romanzo, quel tempo comico arriva in un momento molto preciso a svolgere delle funzioni anche di struttura narrativa, no? Un alleggerimento prima poi della botta ancora più cupa, esatto, che arriverà subito dopo. E ci sono tanti momenti come questo, tant'è che in un libro
che possiamo dire un po' ha ripreso questo approccio uscito anch'esso ancora più recentemente per Rizzoli, che si chiama Se tu segui tua stella non puoi fallire. Io lì ho scelto di commentare invece Purgatorio 1, perché Purgatorio 1 mi aveva proprio impressionato quando avevamo fatto questa lettura, perché il Purgatorio a scuola forse è la parte che si salta di più, no? E di solito fai benissimo l'inferno e poi pochissimo tempo dopo sei già nei cieli più vicini a Dio, d'accordo? E invece, questo anche perché effettivamente il Purgatorio, si sa, c'è quello sketch che viene detto alla presentazione in Polvere, è un po' le due torri della Divina Commedia, nel senso fa da collegamento inevitabilmente, e questo porta a volte a sottovalutarlo. In realtà anche la cesura intuitiva, inferno, purgatorio, paradiso, può essere messa in discussione, perché Purgatorio 1 è una meravigliosa conclusione dell'inferno, no? Potrebbe essere visto quasi più come l'ultimo capitolo dell'inferno che il primo purgatorio, ed è già anche una sorta di rimando, il richiamo a quello che succederà alla fine, perché è un primo rivedere le stelle. Sono ancora poche queste stelle, sono ancora stelle simboliche, siamo ancora in un luogo che ha un senso di area conclusa, ma che rispetto alle profondità infernali è già assolutamente trionfale esserci, c'è questo fortissimo senso di ritorno a casa. Ecco, la Divina Commedia è piena di questi controtempi che creano delle sottostrutture di grande felicità narrativa, prima ancora che allegorica, simbolica e poetica. Nel caso specifico, io appunto non potendo fare un'analisi da dantista, non essendolo, ho semplicemente utilizzato il canto 6 per notare come alcune cose a Firenze non cambiano mai. Cioè il canto 6 dell'inferno esprime una fortissima idea che non solo non è mai svanita, ma forse oggi è ancora più forte, ma è sorprendente che fosse già forte ai tempi di Dante, cioè che a Firenze era meglio prima. D'accordo. Non dice, ma prima quando? Ai tempi dei futuristi, prima, ma prima quando? Del Rinascimento, prima quando? Del Medioevo. Si può sempre andare indietro, si troverà sempre un fiorentino che dirà che era meglio prima, d'accordo. E quindi ho giocato con questo aspetto, e credo nel suo piccolo, poi alla fine il mio intervento è quasi uno scherzo, ce ne sono di ben più solidi, però penso che una piccola cosa la faccia, cioè dimostra come da dove la guardi, da dove la prendi, una qualunque campionatura della Divina Commedia può funzionare come prisma interpretativo per la contemporaneità o per la letteratura contemporanea, e questo penso sia forse anche il vero tema di questa operazione, che è ancora in corso, perché in questo momento altri autori, artisti e intellettuali stanno commentando Purgatorio, i canti di Purgatorio e Paradiso. Da ultimo. Grazie, ciao a tutti, io sono Francesca e mi riaccodo un po' alle parole di Vanni. Cominciando, io ho commentato, non è per me sorprendente, il canto 20° dell'inferno, che è il canto degli indovini o della magia, delle streghe anche se insomma le streghe naturalmente hanno un ruolo veramente sacrificato e un po' triste in questo canto, perché ognuno alla fine si è trovato a commentare secondo la sua natura, secondo gli interessi, anche cercando di forzare la gabbia dei propri interessi. Io mi occupo, tra le altre cose, di studi legati alla stregoneria, alla magia, studi storici, antropologici, e poi vengo dalla poesia, che con la magia ha diversi collegamenti, soprattutto la poesia, se la pensiamo come qualcosa di arcano e antico, la dimensione orale, no? Pensate a quello che può essere stato il primo incantesimo o la prima parola pronunciata per chiamare un'entità corporea, fisica, mi riferisco una pietra, un cane che passava di lì, una scimice, perché no, ha un potere profetico, evocativo, magico. I poeti, anticamente, se pensiamo ai bardi celtici, ma non soltanto, sono coloro che vedono. Il fatto che Omero fosse cieco
è significativo per questo motivo, perché vede in un altro modo, vede dove per gli altri è oscurità. E in questo canto, che è un canto a livello fisico, corporeo, agghiacciante, cioè la punizione degli indovini è forse una delle peggiori, e Dante, tutte e due le figure che possiamo riconoscere in Dante nella Divina Commedia, perché lo sapete, Dante è l'uomo, l'uomo qualsiasi, che nella sua vita si trova proiettato in questo viaggio cosmico, spirituale, sciamanico, anche se vogliamo, ma è anche l'autore, quindi colui che mette tutto in scena, quindi il poeta che sa, il poeta che conosce il futuro, il mago che conosce il futuro, e che Dante davanti agli indovini rimanga così colpito, ci indica che qui si mette in discussione anche il dono profetico della poesia. Ma allora questa è la mia sorte, e non mi riferisco tanto a quello che poteva essere, non proprio nel periodo di Dante, ma subito dopo, ciò che conosciamo come tutta la persecuzione delle arti magiche, soprattutto della bassa magia, perché i grandi maghi, per nominarne uno che segue Dante, non è contemporaneo di Dante, ma Marsilio Ficino, era un cristiano, era un mago, e diceva, beh, la magia è nel Nuovo Testamento, a partire dai tre saggi, i tre magi, che visitano il bambino, e chiaramente poi c'è quella magia cristiana che non controlla il mondo, ma rivela il divino in ogni cosa, no? Però Marsilio Ficino se ne stava lì a scrivere queste bellissime cose, e anche dei trattati contro gli ebrei, perché li ha scritti, era cosa normale, non sarebbe stupido accusare Ficino di antisemitismo, però questo era il milieu, quello che si respirava, e invece altri poveracci, a causa di un conflitto socio-economico e religioso, cioè quando arriviamo nel cuore della modernità è l'era dello scisma fra protestanti e cattolici, per tenere insieme questa Europa cristiana arriva il grande massacro, specialmente nei paesi protestanti, in Italia non tantissimo a dire la verità, delle streghe o streghi che dir si voglia, se lo vogliamo volgere al maschile, invertendo un po' lo stereotipo. E che cosa ha a che fare il poeta con questo? Perché comunque l'idea dell'indovino, del mago, è sempre lì. Gli indovini dell'antichità, che sono quelli che Dante per primo incontra, ma anche i poeti che hanno preceduto Dante, Virgilio, anche qui lo sapete, cioè non vi racconto niente di nuovo, ci sono due Virgilio, cioè c'è il Virgilio storico e c'è poi invece il Virgilio che diventa la figura paterna, la guida di Dante, l'amico con cui si parla, e questo è qualcosa di molto comune a chiunque si trovi a ragionare con un autore amato, ma semplicemente questo fa parte della vita, il nostro dialogo, e questo Dante d'assaggio qual è? Uomo particolarmente passionale, il nostro dialogo con i morti fa parte della vita, semplicemente, e diventa però il simbolo della ragione che guida e illumina, contro l'idea diffusa dei lotti virgiliani, che erano insomma una sorta di dadi, diciamo così, per indovinare le sorti, no? Perché appunto i nomi dei grandi poeti avevano qualcosa di profetico, di magico, ma se tu credi, qui entriamo nella parte teologica, anche se la parte poetica è più forte, e c'è aiuto in tutta la Divina Commedia, fra l'aspetto teologico, un'opera sacra, anche se scritta nella lingua nostra, nel volgare, e l'aspetto poetico, un'opera diversamente sacra. E se celebra Dio, in realtà poi celebra Cristo, no? E proprio la cultura medievale, e la Madonna, semmai, le figure femminili sono le figure che guidano davvero Dante, che lo portano sulla strada della sua personale redenzione. Però non puoi accettare che ci siano uomini capaci di vedere oltre, perché se tu puoi vedere oltre è soltanto perché ricevi un dono divino, e quindi girano per l'inferno orribilmente sfregiati nel corpo,
con la testa torta indietro, così che quando piangono il loro pianto scorra fra le natiche, perché in vita hanno voluto guardare troppo avanti. E in realtà hanno peccato di orgoglio contro Dio, ma quando Dante li vede, Dante sta interrogando se stesso. Dante non usa l'inferno per puntare il dito, questo è poi l'originalità, no? Se punta il dito lo fa così Dante, anche quando, come diceva giustamente Vanni, abbiamo questi episodi che da una parte io trovo molto divertenti, molto umani, di Dante che tira la gente per i capelli o di Dante che cioè, felice di vedere che Filippo Argenti è all'inferno perché se lo merita, o l'episodio di puro disgusto verso, ahimè, il mio concittadino Vanni Fucci, no? Ecco, perché Dante è un essere umano e questo inferno è profondamente umano, anche se vi dico che secondo me, anche qui penso di non inventare niente, la dimensione umana e il libro 1 della Divina Commedia è il Purgatorio. Siamo tutti sulla montagna. Il nostro cammino è sempre un'ascesa. Sapete poi, no? Quando un'anima viene portata in cielo, c'è un terremoto e il destino si prende gioco o ci aiuta nel progredire o nel regredire. Quindi il libro più umano, anche se bistrattato scolasticamente, è il Purgatorio. E non tanto perché dobbiamo scontare i nostri peccati, ma perché dobbiamo esperire l'inferno in noi e imparare a sollevare la testa verso le stelle, che sono comunque sempre là. Imparare a conoscere la montagna, che è di terra, la tocchi, ma è anche circondata dal cielo e dal mare, ovviamente, secondo la geografia dell'epoca. E quando vede gli indovini così sfregiati, si chiede quale sia il ruolo della poesia, no? Della nostra lingua, la nostra magia, cioè la magia intesa davvero in senso medievale, rinascimentale, posteriore, come la scienza che capisce la natura, la grande sete di conoscenza dell'umano, quando il corpo costantemente ci tradisce e ci ributta indietro, quando siamo carne mortale, fin dove possiamo spingerci. E da lì c'è tutta una fascinazione che è puramente magica, nel senso proprio storico-antropologico, con con il destino del corpo. Pensate alla Vergine cruda, un'immagine fortissima, che è manto, che qui, da fondatrice della città di Mantova, la città quindi di Virgilio, diventa semplicemente questa figura di eremita che si trova a vivere per tutti altri motivi anche più credibili, no? Nella landa dove appunto poi sorge Mantova, e lei è la Vergine cruda. Quindi l'aspetto del corpo femminile, così tanto celebrato nella sua manifestazione angelica in Beatrice, ma non solo, ovviamente in Lucia, la santa che permette a Dante di salire. E qui viene ridotta ai minimi termini. E sarebbe facile dire che è un moto di disprezzo. Io non credo sia un moto di disprezzo, credo sia riconoscere il corpo nella donna, nell'essere femminile, con tutto il suo stravolgente potere, che è un potere mortale e vitale. E poi è proprio la cosa che spaventa. E cosa dire davanti a Tiresia? Tiresia, il grande indovino, che fu donna e uomo. E in questo è molto bello usare una lettera, è molto bello e utile a suo modo, e poi le opere d'arte si prestano anche a essere reinterpretate in altri modi, usare una lettura trans, no? Il primo trans della storia è Tiresia, appunto perché incontra questi serpenti e batte il bastone due volte. Però quello che Dante dice, andando più a fondo, è proprio che il corpo è una materia che sfugge, la sua identità ci sfugge, la sua forza ci sfugge, il corpo del mondo ci sfugge, fin dove possiamo vedere,
fin dove è permesso addentrarci nel futuro. Temo la mia forza poetica, che è quella di addentrarmi nel futuro. E questo, io provo a dirlo un po' alla fine, è secondo me un messaggio che ci interroga ancora a livello collettivo. Perché quest'opera resta? Perché è il viaggio di una persona sola ed è il viaggio di una comunità, veramente largamente intesa. Quanto ancora osiamo guardare nel futuro o quanto siamo spaventati dal nostro stesso sguardo? Oggi il presente ci sembra l'unico mondo possibile e invece c'è proprio un grande bisogno di forzare i limiti anche del nostro corpo e guardare avanti. Innanzitutto buon pomeriggio da parte mia e ringrazio molto sia Vanni Santoni che Francesca Matteoni innanzitutto per essere qui oggi, per quello che hanno detto e per i contributi alla raccolta che abbiamo fatto. E, il lavoro che abbiamo deciso di fare con questo commento nei 700 anni appunto dalla morte di Dante è una cosa che nasce all'interno dell'Indiscreto, la nostra rivista di cultura, filosofia, storia dell'arte e scienze, diretta da Francesco Disa, prima dei 700 anni delle celebrazioni. Sapevamo che stavano arrivando, non sapevamo che sarebbero stati anche appesantiti, come tante altre cose, dalla situazione generale dell'epidemia, e però sapevamo di per certo che ci sarebbero stati tanti eventi anche molto formali, e se c'è una cosa che i grandi libri devono sempre scrollarsi di dosso è il cancro della monumentale della retorica. Dante, paradossalmente, è stato detto da entrambi, con una sorta di raffinatissimo sadismo inventa dei contrappassi molto crudeli. Questo suo dio superio giudicante, no? Riesce a individuare volta a volta dei correlativi oggettivi per i lussuriosi, per i sodomiti, per i golosi, per gli indovini, no? Ma c'è forse un paradosso più un contrappasso più crudele di una tomba nel cuore del centro delle italiche glorie a Santa Croce, raddoppiata da una statua fuori con un'aquila accucciata ai piedi come se fosse un mastino, e la tomba è vuota per primo, no? E, perché la, e noi volevamo, e Dante è sempre stato riconosciuto come decisivo, ma è stato anche tante volte mummificato. Oggi è un dato di fatto che Dante, in parte anche Shakespeare, no? delle tre corone dell'umanità letteraria, no? Omero, Dante, Shakespeare, è un brand, ma certamente Dante è un brand, no? Cioè è indistinguibile da tutto un determinato immaginario, anche molto diffuso, della cultura italiana, qualcosa che va appunto da Dan Brown ad Assassin's Creed. Quest'anno sono usciti anche i tre gelati della Divina Commedia, credo che il paradiso sia il pistacchio, con non so quale attribuzione di valore, però insomma ognuno l'estasi la trova dove vuole. E, per cui, e questo forse è anche inevitabile, quando una cosa è così vasta, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, no? È un alfabeto che poi si scompone in tanti modi. Però noi volevamo fare una cosa diversa, volevamo ribadire che le grandi opere letterarie non sono vive se le metti su un piedistallo e le fai un'operazione di imbalsamazione, di mummificazione, ma nella misura in cui le ribadisci come spazio nel quale incontrarsi oggi. Cioè quello che io e Francesco volevamo e avevamo chiesto era quell'esperienza che capita sempre quando un'altra persona come te ama un'opera d'arte. Avete presente quell'esperienza che capita sempre in autobus, che se uno vede una persona che legge un libro che uno ha amato, lo guardi come se tu fossi membro di una sorta di carboneria, no? A me mi è capitato di recente, ho visto in aeroporto uno che leggeva La macchia umana e non ho resistito, sono andato lì e gli ho fatto oh, gran libro, e sono andato via, no? Le opere d'arte sono questo, cioè sono una cosa che se qualcuno le amate come te può restituirtele in una chiave altra, in una prospettiva diversa. Quindi la domanda che ci ha animato era chissà come Vanni Santoni potrebbe raccontarci la Firenze di Ciacco, chissà come Francesca Matteoni potrebbe raccontarci la magia letta da Dante, come uno scrittore impegnato nelle battaglie sindacali di classe come Alberto Prunetti potesse raccontarci il girone dei bestemmiatori, rimmaginando il proprio padre
morto per amianto a Piombino a lavorare all'inferno per il capocantiere supremo, cioè Dio, e bestemmiando i padroni e bestemmiando Dio, o invece un autore come Pietrangelo Buttafuoco, legato alla cultura della destra italiana, che ha raccontato il suicidio di Pier delle Vigne, siciliano come lui, collegandolo a tutti i suicidi simbolici della destra, no? Da Drew della Rochelle a Mishima. No, noi volevamo questo. E sono stato molto contento del prisma che è emerso, perché era un'esigenza mia, no? Grande C.S. Lewis diceva che il compito di un'opera critica è restituire al lettore l'esperienza della vita del libro e poi lasciare lettore e libro da soli. Quindi tutte le analisi che ci sono qui, le varie reazioni, sono tutte analisi volutamente incompiute, cioè sono delle reazioni, delle percezioni. Fra le tante cose, interessa sempre e colpisce di Dante in questo anno delle celebrazioni, ed è un po' l'anima anche del nostro libro. Due cose, anche reagendo a quello che dicevano sia Vanni che Francesca. La prima è che la Divina Commedia per me è un'operazione sempre commovente, immensa, perché è un'operazione spaventosamente violenta, no? È il tentativo di, ne abbiamo parlato di recente anche a Firenze, di dare un ordinamento al mondo. E l'inferno delle tre cantiche, se è molto vero, anch'io penso che il Purgatorio sia una delle cantiche più potenti e suggestive, perché è letteralmente, in termini medievali, quello che ha provato poi a fare Thomas Mann con La Montagna Incantata, cioè un sanatorio, cioè uno spazio nel quale le persone guariscono. E infatti il corrispettivo nel Novecento più vicino al Purgatorio di Dante è La Montagna Incantata, cioè una clinica dell'anima. No? Va bene? Dove le persone si confessano, si raccontano, elaborano il lutto, non sono ancora completamente pacificate con le ombre che si portano dietro. La cosa suggestiva dell'inferno, per quanto mi riguarda, e non si insisterà mai abbastanza, è che l'inferno è una serie di elaborazioni del lutto. Perché scegliere che la vita sia una freccia che va verso Beatrice e attraverso Beatrice verso la Madonna e attraverso la Madonna verso Dio, cioè questo tentativo di Dante di trovare un ordine, un'armonia, no? Ciò legato per amore in un volume, come fosse un libro, ciò che per l'universo si squaderna. Cioè il mondo ha una ipotesi di lettura complessiva, passa da una serie di morti. Talmente tanto che anche noi, che oggi non condividiamo, credo, nella maggior parte dei casi, l'assetto teologico della Divina Commedia, la sua ripartizione, la sua struttura, le sue risposte alle domande della vita, perché l'amore, perché il dolore, perché la morte, paradossalmente spesso ci ritroviamo descritti nelle nostre scelte proprio in tutta una serie di operazioni che Dante scarta, sono le persone a cui lui è più legato nella Divina Commedia, e di cui però continuamente tributa un moto di ammirazione straziante, no? L'inferno è tutto basato su delle morti, è una grande elaborazione del lutto, quello che non c'entra con la prospettiva di andare verso Beatrice, questa sua ipotesi di lettura del mondo. Io lo dico sempre, un autore più banale, più moralista, avrebbe iniziato il girone dei lussuriosi parlando con Messalina, so come dire. Invece Dante parla con una ragazzina di 15 anni ammazzata perché si è baciata con il cognato ed erano entrambi dei lettori di letteratura cavalleresca fantasy. Quindi quello è un... E Dante, quando incontra questa ragazzina che parla come una principessa, sviene di orrore e di pietà, cioè muore. È il primo... Molto probabilmente c'è un'interpretazione, Dante sviene due volte di fila all'inizio della Divina Commedia, terzo e quinto. C'è chi pensa che inizialmente lui avesse trovato questo addirittura come un escamotage narrativo e probabilmente sarebbe svenuto sempre, perché non sapeva ancora come gestire i passaggi tra un canto e l'altro, per cui svengo, svengo, svengo e volta a volta mi ritrovo. Però Francesca, l'amore, la politica, Farinata degli Uberti, il canto che io ho voluto fare, Brunetto Latini, il canto contemporaneamente degli omosessuali e degli artisti, cioè degli scrittori, no? In cui Dante, in pieno Medioevo, dice, rivedendo il suo maestro, cioè un uomo che gli aveva insegnato a leggere, a amare i libri a Firenze, e lo rivede all'inferno, gli dice: se fosse vero il mio dimando, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando. E lì ovviamente Dante sta giocando sul doppio valenza di bando, cioè Dante sta dicendo: voi non sareste esiliato, quindi non parla di sé,
Ma dice, voi non sareste esiliato dall'umana natura, cioè quello che voi siete non sarebbe considerato innaturale. E questo viene scritto in pieno 1300, e poi Ulisse, il conte Ugolino. Questo moto di direzione precisa, ma al tempo stesso di strazio, secondo me rimane, da un punto di vista meramente narrativo, una delle cose più potenti e sulle quali veramente bisognerebbe insistere nel riproporre Dante. L'ultima cosa che dico è che avete presente, no? Come inizia la Divina Commedia? La Divina Commedia inizia con nel mezzo del cammin di nostra vita, cioè a 35 anni. E perché Dante non ha detto a 35 anni? È una perifrasi, no? È un modo più lungo per dire una cosa. È come per dire l'attuale presidente degli Stati Uniti anziché dire Joe Biden. La Divina Commedia finisce con un'altra perifrasi, l'amore che muove il sole e le altre stelle, per dire Dio, no? Inizia con una perifrasi e finisce con una perifrasi, cioè con un giro di parole. Avete notato che nella Divina Commedia ci si muove sempre in cerchio? Dante, all'interno dell'inferno, scende giù per i gironi, sale per le balze e poi scatta di cerchio in cerchio nei cerchi celesti. Perché? Perché all'inizio della Divina Commedia il moto verticale è frustrato, cioè Dante sta cercando di salire verso il colle del sole, quindi fa un moto verticale e questo moto viene stroncato sul nascere dalle tre belve. E Vigilio gli dice, a te conviene tenere altro viaggio, è un altro viaggio in senso proprio di gestione del tempo, ed è il fatto che alla verità delle cose non si arriva direttamente, si arriva girando intorno alle cose, una ad una, no? Quando alla fine San Bernardo presenta Dante alla Vergine, gli dice, costui che ha visto le vite spiritali ad una, secondo me, qui è contenuta una lezione, anche questa metaletteraria, cioè che questo è il compito della letteratura. La letteratura non scarta la mediazione dello spazio e del tempo, ma lo abbraccia, anche con le sue dinamiche controverse, drammatiche, tragiche, risolte e non risolte. Quello che stiamo cercando di fare noi con il commento collettivo è a sua volta questo, cioè noi volevamo ogni volta uno sguardo diverso, esattamente per lo stesso motivo per il quale Dante ha proposto ogni volta un incontro con un'anima diversa all'interno della Divina Commedia, perché non si incontra la lussuria, non si incontra il valore, la generosità cavalleresca, non si incontra l'avidità, si incontrano delle storie. Questo elemento, secondo me, è anche... mi è stato spesso chiesto in questi due anni del commento collettivo, quando abbiamo presentato il libro, quale sarebbe un modo giusto di celebrare Dante. Io ultimamente dico sempre non celebrarlo, nel senso di fare arte, fare altro. Cioè, se c'è una cosa dolorosa per i classici è proporli come classici, cioè è solo Marina Abramovic che ci permette di capire Raffaello e non the other way around, è David Foster Wallace che ci permette di leggere la Divina Commedia. Questo secondo me è una grossa sfida per gli insegnanti. Gli insegnanti, se non leggono letteratura contemporanea per i fatti loro, indipendentemente che lo propongano in classe o meno, non saranno in grado di proporre i classici nella loro perennità, no? Ma in una monumentalità distante, perché, come diceva George Steiner, l'unico modo per commentare un'opera d'arte è un'altra opera d'arte. Virgilio è il miglior commentatore di Omero e Dante è il miglior commentatore di Virgilio. Il modo migliore per leggere l'Eneide è leggere la Divina Commedia. L'unico vero modo per leggere Dante è leggere quello che gli scrittori contemporanei, gli artisti, i registi fanno. Per questo li abbiamo voluti all'interno del volume. Grazie.